Perché guarda, vediamo un po', guarda lì, vedo la Caterina, vedo i due piccioncini, Raccordo. ecco, vedo la, ecco lì la Renata, ecco, ciao. Ecco, queste serate saranno anche registrate, eh? Per cui occhio a cosa si dice. No, sono registrate perché poi andiamo anche sul canale YouTube perché le altre volte si perdevano. Invece così registrandole uno eventualmente se le può riascoltare, rivedere serata o domani sul nostro canale di YouTube. Quindi sono puntate Buonasera, Don registrate. Marco. Buonasera. Aspettiamo ancora qualche minuto adesso, ci collegheremo sempre con l'arcivescovo dell'832 e dopo la nostra proposta della novena a seguito dell'arcivescovo. Quindi aspettiamo ancora 5 minuti. I microfoni. Cos'era? Ma dietro, quello di dietro. Si è sentata così. Buonasera, ciao. Ciao, annunciata. Ciao, ciao. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, Marco. Buonasera. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione. Ecco. Annunciata, va bene. Roberto si sta smanettando. Lì. Faccia fuori. Ecco, ancora 2 o 3 minuti. A Cappelle di Scrovegni saremmo dovuti andare con i ragazzi delle medie quest'anno, perché il pellegrinaggio era a Padova, la seconda, prima e seconda media. Poi ovviamente non sono mica andati. Mese di maggio. Lì la vediamo un po'. Ecco, poi vi chiedo di disattivare l'audio quando, in particolare quando ci incontriamo con l'arcivescovo, così sentiamo bene, non ci sono interferenze, e, ecco, di stare attenti con i microfoni. Siamo in tanti, eh? Siamo una cinquantina, stanno entrando. Vediamo, ci sono. Ecco, come dicevo all'inizio, allora le registriamo anche queste puntate in maniera tale di andarle a riavere, poterle recuperare sul canale YouTube per rivederle, oppure per chi non può collegarsi adesso alle 8:30. Ecco, diamo anche questa opportunità ulteriore.
Chico, direi se c'è il video potremmo iniziare. Siamo pronti. C'è già... Ecco, bene. Allora adesso diamo la parola al Arcivescovo e ci mettiamo nel suo ascolto. Buonasera. Oggi il calendario liturgico ambrosiano è la commemorazione dell'annuncio a Giuseppe. Giuseppe, l'uomo dei sogni, l'uomo così caro alla devozione semplice, l'uomo che ha fatto da padre sulla terra al figlio Gesù. Papa vuole dedicare un anno a contemplare questa figura straordinaria e così silenziosa. E dunque noi viviamo questa sera sentendo che Giuseppe ci aiuta a riconoscere il volto di Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia la nostra preghiera come questo lume che accendiamo davanti al presepe. Per vincere le sette paure, la paura di Dio. Ci sono discorsi su Dio che mettono paura, chissà da dove vengono. Comunque ti mettono nella testa le idee che Gesù ha contestato, tanto che è stato addirittura accusato di bestemmiare Dio. Eppure forse ancora anche tra i cristiani si ripetono idee non cristiane a proposito di Dio. Parlano di Dio come di un enigma imprevedibile, che non si sa perché può mandare malattie e disgrazie a tormentarti la vita. Come può essere Dio, questo Dio così enigmatico, così insensibile al dolore dei figli? Gesù invece ha rivelato che Dio vuole salvare e dare gioia. Alcuni parlano di Dio come uno che mantiene l'ordine dell'universo, castigando e mandando all'inferno. Gesù invece ha rivelato che Dio chiama i peccatori a conversione e fa festa per ogni peccatore che si pente. Alcuni parlano di un Dio che fa morire. Gesù invece è venuto in nome di Dio per dare la vita eterna. Celebriamo il Natale perché noi siamo convinti che nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio ce lo ha rivelato. Il Figlio Gesù ci ha rivelato Dio facendosi uomo, diventando bambino. Si può aver paura di un bambino? Il nostro Dio è lì nella mangiatoia e Giuseppe lo guida, lo sorveglia e Maria lo ama con tenerezza, come noi tutti. Chiediamo a Maria di insegnarci ad ascoltare la voce di Dio come un Dio che ci dà gioia. Chiediamo a Maria di aiutarci a capire Dio come l'ha capito Giuseppe, ricevendo l'annunciazione in sogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo Dio con il nome che Gesù ci ha insegnato. Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi benedico in nome di quel Dio che vi ama, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.
Ecco, ben arrivati a tutti. Allora, adesso condividiamo il nostro schermo. Bene, penso perché qualcuno di voi, anzi la maggior parte, questa cappella è già stata visitata, però in queste serate, in maniera virtuale, avremo l'opportunità, ecco, di farci accompagnare da Giotto, che ha affrescato nel 1300, adesso entreremo un po' nella storia di questa bellissima cappella, le vicende della vita di Gesù. Ecco, allora l'arcivescovo ci ha già introdotto con il segno di croce, abbiamo già iniziato a pregare, allora possiamo adesso leggere qualche indicazione iniziale, mi piacerebbe dare, molto semplice, ecco, sulla Cappella degli Scrovegni. La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del 300 italiano ed europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande maestro toscano nella sua maturità, Giotto. Colore e luce, poesia e pathos, l'uomo e Dio, il senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo unico, irripetibile, le storie della Madonna e di Cristo. Giotto termina gli affreschi della cappella entro i primi mesi del 1306. In questa data, come viene scritto, la cappella presenta un'architettura molto semplice, un'aula rettangolare con volta a botte, un'elegante trifora gotica in facciata, alte e strette finestre sulla parete sud, un'abside poligonale poi sopraelevata per la cella campanaria. Adesso ci sono un po' di slide che ci fanno un po' girare attorno alla cappella. Ecco, il ciclo pittorico della cappella è sviluppato in tre temi principali: gli episodi della vita di Gioacchino e Anna, che saranno quelli che ci accompagneranno in questa novena, gli episodi dei nonni di Gesù. Poi ci sono gli affreschi sugli episodi della vita di Maria e poi gli affreschi e gli episodi della vita e morte di Cristo. Quindi Giotto ha pensato queste tre grandi, in parallelo, queste tre grandi raffigurazioni. Quindi gli episodi, appunto, ripeto, della vita di Gioacchino e Anna, gli episodi della vita di Maria e gli episodi della vita e la morte di Cristo. In basso a questi, nel registro inferiore, una serie di riquadri illustra le allegorie dei vizi e delle virtù. Ecco, adesso do la voce a Giotto che si presenta. Cari amici, mi presento. Mi chiamo Giotto e sono un uomo proprio fortunato. Dei due che vedete, io sono quello avanti, col cappello da muratore, a barchetta. È l'autoritratto che mi sono fatto a Padova. Mi sono messo fra i beati del paradiso, che si protendono verso la Madonna. Quello dietro di me è Dante Alighieri, incoronato come sommo poeta. A Padova ho affrescato la Cappella degli Scrovegni, dedicata a Maria, con tutte le vicende dei suoi genitori, i nonni di Gesù, e poi di Gesù. Seguitemi, cari amici, avete la fortuna di una guida davvero speciale. Entriamo nella cappella che ho affrescato nel 1305, tanto tempo fa. Ecco, allora noi questa sera ci vogliamo soffermare sugli affreschi del nonno di Gesù. Cioè, Giotto riprende delle tradizioni che non sono appartenenti ai Vangeli che noi conosciamo, ecco, ma sono delle tradizioni che ci sono sempre state, ecco, nella tradizione cristiana, alla quale Giotto ne ha sotto mano, e la riprende per narrare le vicende dei nonni di Gesù, Gioacchino e Anna. Questa sera, ecco, ci concentriamo su Gioacchino e la sua vicenda. Gioacchino, il nonno di Gesù, fu cacciato dal Tempio. Anche Gesù aveva i nonni. Di due, i genitori di Maria, sappiamo i nomi, Gioacchino e Anna. Ma diventarono papà e mamma per un dono speciale di Dio, quando erano ormai anziani e non se l'aspettavano più. Quel giorno Gioacchino era andato al Tempio e stringeva in braccio un capretto da offrire in sacrificio. Ma il dono venne rifiutato dallo scriba Ruben e lui fu cacciato dal tempio perché non aveva avuto bambini,
cosa reputata dagli ebrei segno della maledizione di Dio. Lui ha nel volto un grande dolore, viene maledetto e violentemente spinto fuori, mentre un altro viene benedetto da un sacerdote dentro il tempio. Guardate bene sotto il tempietto. Ecco, abbiamo una slide più ravvicinata. Ecco, vedete allora la raffigurazione di Giotto, che raffigura bene Gioacchino, con in mano questo capretto che avrebbe voluto offrirlo al tempio, ma viene scacciato. Quindi l'umiliazione, considerato uno scarto dalla società perché non aveva figli. Invece dentro un sacerdote che benedice invece un'altra persona alla quale lui non può accedere. Quindi Giotto raffigura, ecco, le vicende anche dei suoi nonni, che fin da loro hanno dovuto subire, ecco, lo scarto, l'umiliazione, l'allontanamento. Ecco, allora ben raffigurato da questo bellissimo affresco di Giotto. Andiamo avanti. Addolorato tra i suoi pastori, scusate. Gioacchino, senza dire nulla alla moglie Anna, andò per 5 mesi tra i suoi pastori in montagna. I due giovani pastori si guardarono in faccia perplessi. Non l'avevano mai visto così mortificato. Infatti era molto mortificato. Guardate il volto, basso e triste. Ecco, Giotto raffigura così Gioacchino, i suoi pastori, e quindi apprendiamo che aveva i suoi pastori in montagna, quindi vuol dire che aveva, ecco, un'attività pastorizia, e quindi raffigura questa scena, mortificato, la testa bassa, scacciato dal tempio. Ci ricorda qualcosa, perché anche Gesù subirà questa vicenda, mi sembra. Ecco, anche qui un po' più nel dettaglio. Ecco, siamo arrivati alla parte della preghiera. Questa sera i due affreschi, ecco, ci portano allora a riscoprire, ecco, la vicina di Gioacchino. Preghiamo allora adesso insieme, ripetendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Dona, o Signore, alle nostre famiglie la speranza nel presente e nel futuro, accompagnati dalla certezza che tu non abbandoni mai il tuo popolo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Aiutaci, o Padre di bontà, ad amare i nostri nonni, a manifestare la nostra riconoscenza per quello che sono e per quello che fanno per noi. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dona a tutte le persone anziane, o Dio, salute e lunga vita. Benedici le loro fatiche e proteggile da ogni pericolo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accompagna le nostre famiglie, padri di sapienza, a crescere, ad essere un riflesso della famiglia di Nazareth, e fa che regni in esse la pace e la concordia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ecco, adesso andiamo verso la conclusione. Chiedo allora a Don Carlo, Don Remo, leggiamo, ecco, questa preghiera finale. Possiamo leggere ognuno una sua riga. Ecco, parte Don Remo, poi Don Carlo, poi io la terza, e così via. Va bene. Preghiera. Scegli di amare invece di odiare. Scegli di sorridere invece di fare smorfie. Scegli di costruire invece di distruggere. Scegli di perseverare invece di rinunciare. Scegli di lodare invece di spettegolare. Scegli di guarire invece di perire. Scegli di dare invece di prendere. Scegli di agire invece di procrastinare. Scegli di perdonare invece di maledire.
Scegli di pregare invece di disperare. Ecco, allora, insieme Don Riccardo, Remo, andiamo verso la conclusione di questa prima serata. E le prossime serate saranno sempre alla scoperta dei nuovi, degli affreschi di Giotto. Allora, insieme, questo cammino che ci porta al Natale, con questi piccoli appuntamenti serali. Padre nostro, che sei nei cieli, che sei, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E allora una benedizione che arriva da parte mia, da parte di Don Carlo, Remo, su tutte le vostre famiglie, su tutta la nostra comunità. Mi fa piacere che eravamo in tanti questa sera, una settantina. Ci ritroviamo ancora domani, ecco, fino alla vigilia di Natale, accompagnati dai quadri di Giotto, gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Ecco, Don Remo, Don Carlo. Concludiamo con la benedizione finale. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, con Kiri eleison, per intercessione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio, Regina della Famiglia, vi benedica tutti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie. Ecco, ricordo che queste puntate sono registrate, quindi si potranno rivedere poi su Zoom oppure per chi non, su YouTube, sul canale YouTube, per chi magari non si è riuscito a collegare. Ecco. Da domani la prima lettura potrebbe essere Esther, visto che l'anno scorso abbiamo fatto Ruth.